Nella stagione delle leggi regionali urbanistiche abbiamo discusso soprattutto di forma piano, il piano di governo del territorio articolato in tre capitoli, il piano operativo, il piano strutturale. Oggi, e quando parliamo della pianificazione metropolitana, parliamo di funzioni e di principi. Mi sembra, dal punto di vista dell'evoluzione del diritto urbanistico e del dibattito, un notevole passo avanti. I principi, anche noi abbiamo fatto una scelta estremamente coraggiosa, il principio di necessaria compensazione delle esternalità ha un contenuto positivo ma anche un contenuto negativo. Senza la compensazione integrale, cioè senza che si arrivi al bilancio ambientale zero, nullo, che significa invarianza idraulica, neutralità carbonica e neutralità climatica, semplicemente quell'intervento non si può realizzare. Da lì la necessarietà della perequazione per identificare l'area di raggiamento dell'esternalità e per costruire a quella scala il consenso necessario. Si faceva riferimento ai comuni che respirano e ai comuni che garantiscono la respirabilità. Si chiama pagamento dei servizi ecosistemici. L'idea quindi che il fondo riconosca un valore numerabile a questi contributi alla qualità ambientale che taluni possono offrire, che talaltri per le condizioni storiche di urbanizzazione densa possono unicamente ricevere, è un altro notevole passo avanti. Vorrei sottolineare che il dibattito di questa mattina è anni luce proiettato in avanti rispetto all'urbanistica nazionale e in fondo anche rispetto alle due leggi regionali su cui poggiamo questi strumenti. E mi pare che i richiami al territorio della differenza, ai compiti che competono alle città metropolitane nel riconoscimento e nella ricomposizione delle distanze, ci indichino un altro versante che richiede non solo rispetto al trasporto pubblico locale, ma rispetto alla dimensione dei servizi pubblici locali. Facevo un accenno a ciò ieri Paolo Sabbioni. Il testo unico dei servizi pubblici locali 201 del 2022 chiama le città metropolitane attraverso il piano strategico e attraverso la territorializzazione del piano strategico, il PTM, ad andare oltre il perimetro dell'urbanistica tradizionale. Non si tratta di imprimere un disegno razionale a processi di sviluppo. Si tratta di governare una stagione transizionale e quindi i piani devono essere flessibili, duttili, ed ecco allora, e concludo, la centralità della conoscenza, non unicamente per costruire il piano, ma per continuare a mantenere il piano in una condizione di adeguatezza ai bisogni emergenti e a processi che qualche volta hanno un andamento stocastico, sol perché non abbiamo voluto prevedere ex ante che l'impermeabilizzazione e l'artificializzazione di quei corpi idrici prima o poi avrebbe determinato un prezzo da pagare. Nature restoration, river restoration, quali sono? Questi sono gli abaci o gli abachi di buone pratiche che pur i nostri strumenti consegnano alla pratica pianificatoria attuativa.